Cosa fanno oggi i vincitori di Masterchef? Bruno Barbieri, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich, i giudici del celebre cooking show, hanno scelto bene perché tutti i campioni hanno trovato lavoro nel mondo della cucina. A vincere la prima edizione è Spiros Theodoridis, modenese originario di Atene. Ha aperto un ristorante in provincia di Reggio Emilia, ha scritto due libri e partecipa costantemente a diversi programmi televisivi. Nella seconda edizione trionfa l'avvocato romano Tiziana Stefanelli. Dopo aver pubblicato un libro di ricette è stata giudice del programma di La 7 Cuochi e Fiamme e della Prova del Cuoco su Rai 1. Il medico torinese Federico Francesco Ferrero vince la terza edizione, cura una rubrica sul quotidiano La Stampa, tiene incontri nelle scuole per invogliare i bambini a mangiare le verdure e lavora come nutrizionista. La quarta edizione è vinta dal veneto Stefano Callegaro. Dopo il trionfo ha scritto un libro, ma soprattutto è diventato lo chef di punta dell'Osteria Hospital di Rovigo, uno dei locali più gettonati della città. Vince la quinta edizione la giovane mamma di Ravenna, Erika Liverani. Ha scritto il suo libro di ricette e sembra che abbia trovato l'amore con il concorrente Lorenzo De Guglio, il macellaio di Vicenza, arrivato in semifinale.